E ora è il momento crime di Stato dell'arte. Parleremo di artisti criminali e di criminali artisti, anche di alcuni serial killer. Un momento decisamente serio, ma prima anche un po' per sdrammatizzare, vorrei farvi vedere un nuovo elemento scenografico qui nel nostro studio, una sagoma, tipica dei crime che vediamo al cinema o in televisione, ma è una sagoma un po' artistica, d'altronde siamo a Stato dell'arte perché potete vedere che ci sono anche i tacchi. E qui è colpa di uno dei nostri uomini migliori, Lorenzo Due, alla camera, e devo dire che però non sono tacchi qualunque, perché sono i tacchi della nostra coautrice Giulia Cavola, che oltre che essere una bravissima giornalista, ecco, indossa sempre dei tacchi molto eleganti, come potete vedere. Beh, qui sono un po' stilizzati. Che cosa ne pensate? Lo dico alle colleghe storiche dell'arte, critiche d'arte, Maria Vittoria Pinotti e Evelina Silvestroni, che sono naturalmente ancora con noi. Beh, Ma shock è la prima parola che mi viene in mente. l'arte deve scioccare, deve essere spesso un pugno in pancia, questo lo sappiamo, ma adesso torniamo all'argomento di questo blocco, artisti, criminali, criminali, artisti. Adesso vediamo il servizio e poi ne parliamo con un vero esperto. Quali sono le relazioni e le reciproche influenze che legano l'espressione artistica, la creatività, alla dimensione criminale? Da un lato ci sono stati artisti che nella loro vita si sono ritrovati coinvolti in crimini come Benvenuto Cellini, Caravaggio. Artemisia Gentileschi è stata vittima della violenza maschilista e poi c'è stato il caso di Vincent Van Gogh. È stato suicidio o omicidio? Ci sono anche le opere d'arte, tra virgolette, realizzate da molti serial killer, assassini e stupratori spietati, come Charles Manson con i suoi ragni minuziosamente riprodotti. John Wayne Gacy, pluriomicida, autore di numerosi ritratti di clown. Per non parlare dei delicati acquerelli creati da un giovane tormentato austriaco, speranzoso di un futuro nel campo dell'arte, Adolf Hitler. Oggi, a Stato dell'Arte, parliamo dei casi più eclatanti di follia omicida e talento creativo. E il nostro esperto è Massimo Centini, collegato con noi da Torino, antropologo, scrittore, docente universitario. Massimo, buonasera. Buonasera, grazie di avermi invitato. Allora, tu hai pubblicato un libro dal titolo molto esplicito: Artisti, criminali, criminali, artisti, i casi più eclatanti di follia omicida e talento creativo, edito da Lairone. Partiamo da lui, da Caravaggio. Vediamo adesso un cartello che sintetizza il tuo titolo del capitolo dedicato al grande maestro Caravaggio, maledetto e assassino. Nel tuo libro scrivi che mentre continuava la sua magistrale opera pittorica, Caravaggio continuava a macchiarsi di vari reati. Vogliamo ricordare quali? Allora, è lunga, eh? La fedina penale di Caravaggio è problematica, nel senso che l'aspetto maledetto di Caravaggio è stato molto enfatizzato, soprattutto per la ricaduta nell'immaginario. Allora, diciamo che fino alla grande riscoperta di Longhi negli anni 50, forse Caravaggio non se lo filava nessuno, neanche gli storici dell'arte, in modo così appropriato come invece poi capita oggi. C'è stata una grossa esplosione dell'interesse per Caravaggio, vuoi per gli aspetti eminentemente estetici, indubbiamente innovativi, il realismo, il forte contrasto con il manierismo imperante precedentemente, ma soprattutto per la sua vitalità, mettiamola così, no? Caravaggio è stato più volte fermato, arrestato, per che cosa? Per reati di ogni genere. Era un ragazzaccio, un teppista e magari anche un bullo, nel senso che non perdeva occasione per alzare le mani, per insultare la gente, per prendersela con le forze dell'ordine. Lui quando arriva a Roma, ci sono 4 anni di buco da quando parte da Milano, e in questi 4 anni, se stiamo a leggere i cronisti coevi, Bellori piuttosto che Baglione, eccetera, ne parlano come un personaggio che aveva avuto dei problemi, diciamo, nell'Italia del Nord.
Arriva a Roma, fa una vita un po' da barbone, no? Da senza tetto per un certo periodo, finché verrà poi accreditato nell'entourage di Monsignor del Monte, che era un porporato, pardon, di grande rilievo, con grandissimi interessi, e all'interno di questo nucleo, di questo clan, riesce ad avere una grossa spinta. Lui pensava che questa cosa gli desse l'opportunità di essere cavaliere, tra virgolette, portava sempre la spada e per questo fu fermato, arrestato un sacco di volte. Ha menato un sacco di persone, le ha prese anche lui qualche volta, ha fatto delle cose, a volte sono un po' da sceneggiata, no? Come quando gettò in faccia un piatto di carciofi a un povero garzone d'osteria. Poi ci furono altre cose, poi ci fu, come dire, il momento clou, che fu l'omicidio di Tommasoni, che era, oggi lo definiremo, un protettore di prostitute, ma molto altolocato. Le prostitute avevano per Caravaggio un ruolo fondamentale, no? Nel senso che molte sue modelle provenivano da quel mondo lì. E insomma, uccise quest'uomo, scappò da Roma, c'è tutto un percorso che ovviamente è anche molto noto, molto Massimo, storicizzato. a un certo punto il tribunale lo condanna alla decapitazione. Come si Sì. riverbera questo nel suo lavoro, nei suoi dipinti? Ecco, una domanda interessante e problematica, è già uniforme la cosa, nel senso che se stiamo ad ascoltare, ma forse è anche vero, no? Un po' i cronisti coevi e poi gli studiosi successivi, in qualche modo Caravaggio riverbera appunto questo suo stato d'ansia, questa sua angoscia, questa sua paura, no? In alcune opere, tipo le decapitazioni di Oloferne piuttosto che di Giovanni Battista, e si può evincere un po' il volto di Caravaggio, ammesso che il referente, l'archetipo, sia il disegno di Leoni, che è quello che poi è andato nei francobolli, nelle lire ancora, quando c'erano le lire, ammesso che quello sia, ecco. E quindi si riverbera un po' in questo. Poi però, insomma, la sua vita, Massimo, questa grazia tanto vorrei attesa. passare ora ad una vittima invece. Adesso abbiamo la Certo. nostra scritta, la nostra grafica, Artemisia. Parliamo ovviamente di Artemisia Gentileschi, vittima della violenza maschilista. Brevemente, vogliamo ricordare la vicenda? La vicenda è molto, molto, molto semplice nella sua drammaticità. L'Artemisia era nel clan del padre Gentileschi, che gestiva una bottega importante, nella quale intanto probabilmente passava anche Caravaggio. Il padre di Artemisia era un compagno di sbronze e di, come dire, di risse a volte di Caravaggio stesso. Artemisia era un'artista, una ragazza molto dotata, infatti si vedrà, no? Tutto l'entourage Gentileschi in qualche modo evapora davanti alla grandezza di Artemisia. Artemisia viene affidata a Tassi, che era un altro dei pittori, diciamo, minori che operavano nella bottega Gentileschi, perché educhi la buona Artemisia alla prospettiva, insomma, gli insegni a dipingere, ammesso che lei ne avesse bisogno. Tassi ne approfitta e la violenta. La violenta per un certo periodo il padre in qualche modo è connivente, nel senso che Tassi garantisce che sposerà l'Artemisia. In realtà questa cosa non accade, e il Tassi, poi ci sono migliaia di fatti paralleli che probabilmente anche brutalmente economici influiscono, viene denunciato, vi è il processo dove, come sempre nei processi di stupro, la vittima finisce per essere in qualche modo tolta Veniamo al da questo. processo, veniamo al processo. Durante il processo, il 14 maggio 1612, Artemisia ed Agostino Tassi vengono messi a confronto. Tra l'altro, la pittrice, la vittima, accettò di sottoporsi alla
Tortura della Sibilla. Che cos'era? E diciamo che era una forma di interrogatorio praticata allora, soprattutto dall'Inquisizione, ma anche dai tribunali laici, che prevedeva una sorta di chiusura in una specie di guanto, tanto per capirci, che stringeva molto le dita. Quindi lentamente questa cosa si chiudeva e procurava un dolore notevole. Detto questo, questo tipo di tortura, o meglio, la tortura era in qualche modo accettata giuridicamente, trasversalmente, ecco. E in questo dibattimento verrebbe fuori che anche attraverso una serie di testimoni, forse fasulli, l'Artemisia avesse, come dire, non chiuso la porta in faccia al Tassi, per capirci. Alla fine il Tassi viene condannato, può scegliere ai lavori forzati o all'esilio. Peraltro lui era già sposato e aveva una relazione con la sorella della moglie, quindi disse, scusandosi, ma io non potevo sposarla, ero già sposato. Quindi è un personaggio anche questo, no? Varrebbe la pena di approfondirne la biografia. E la gentilezza parlare, Massimo, vorrei parlare di Vincent van Gogh. Abbiamo anche qui un cartello. Fu suicidio o omicidio la sua morte? Ecco, diciamo che è molto difficile, io penso, accreditare l'omicidio a 360 gradi. L'omicidio che poi sarebbe un omicidio colposo, nel senso che mentre Van Gogh dipingeva, dei ragazzini gli spararono per sbaglio, detto questo in parole molto povere, e lui nascose questa cosa per evitare di mettere nei guai i ragazzini, disse di essersi sparato da solo. Questo è un po' il focus, no? Sul quale esiste una bibliografia contemporanea con chiavi di lettura diverse. Invece quella del suicidio? Quella del suicidio, suicidio è un altro tema importante, non soltanto nell'arte, nel senso che noi spesso sentiamo dire ha avuto un raptus e si è suicidato. Il suicidio è un bonsai, chi si vuole suicidare lo cura giorno per giorno, momento per momento, fino all'esplosione dello stesso. Il suicidio è una sorta di come dire, di reazione, di violenza, contro se stessi, quasi per santificare sull'altare, in questo caso dell'arte, ma io direi della vita, quello che si è subito. Quindi gli artisti suicidi rientrano, direi, tout court, nella categoria dei suicidi anche dei non artisti. Ecco. Veniamo al nostro primo serial killer, Jack lo Squartatore. Tu hai dedicato a lui un capitolo con un interrogativo. Jack lo Squartatore, un pittore? Sì, quindi poteva essere stato un pittore? Allora, no, non è che Jack lo Squartatore volesse essere un pittore. Un pittore che viveva nello stesso quartiere di Whitechapel era un pittore. Allora, la Crowley ha scritto un libro alcuni anni fa, il Jack lo Squartatore, il mistero risolto, mi sembra si intitolasse il libro, dove lei sosteneva che questo pittore avesse dipinto delle cose che di fatto aveva compiuto, no? Ha fatto tutto un grosso lavoro. D'altro canto, chi scrive romanzi in paesi anglosassoni certamente ha, come dire, delle royalty decisamente superiori di chi le scrive in Italia, e si è permessa così di acquistare i quadri di questo pittore, andare a cercare DNA con la lettera che Jack lo Squartatore scrisse non agli inquirenti ma al comitato del quartiere di allora, e però i DNA non collimano, quindi è una bella storia, certo, ma da farci un bello sceneggiato, un romanzo, ecco, potrebbe essere una buona idea. Beh, infatti stiamo parlando di Patricia Cornwell, lei la scrittrice a cui facevi riferimento, molto amata. L'ha fatto saggio romanzato il libro, quando l'avevo letto un po' di anni fa. Ma a tuo avviso chi è stato Jack lo Squartatore? Qual è la tesi più accreditata a tuo avviso?
Guarda, onestamente non riesco ad avere un'idea unica, nel senso che io, poi ben inteso, io non ho questa conoscenza globale, non ho letto tutto quello che è stato scritto su Jack lo Squartatore. Diciamo che l'elemento di fondo è questa sua straordinaria, tra virgolette, capacità chirurgica, no? Che lascia presupporre una certa, come dire, esperienza proprio nel maneggiare certi strumenti. È indubbio che siamo davanti a un archetipo di criminale, indubbiamente seriale, no? Che ha questo tipo di azione post mortem sui corpi, alla ricerca di feticci, che porta via dei pezzi, appunto, come feticcio ulteriore per rievocare nel suo immaginario il crimine. Quindi diciamo che è un tema a 360 gradi. Di fatto le versioni dominanti sono due: o le prostitute furono vittime di protettori del posto, ma io questa la escluderei perché un protettore gli taglia la gola, le sfregia, ma no, non fa quel massacro, oppure era un serial killer. Era un serial killer che poteva essere il signor Pinco Pallino o poteva essere un nobile, come spesso si è sostenuto, addirittura della casa reale, e poi la cosa è stata così nascosta, no? Per evitare che venisse a galla. Onestamente, resterà per Massimo, sempre un mistero. tu hai dedicato un capitolo agli acquerelli del futuro dittatore. Parliamo di Sì. Adolf Hitler, che voleva Sì, fare parliamo. l'artista, voleva fare l'artista. Allora, Hitler diciamo, in età giovanile non riuscì ad entrare all'Accademia delle Belle Arti per incapacità, a detta dei suoi esaminatori. Gli consigliarono di fare architettura, ma lui non aveva il titolo per potersi iscrivere al Politecnico. Ne consegue che per un certo periodo lui ha fatto l'artista barra artigiano, nel senso che ha fatto degli acquerelli, peraltro gradevolissimi, inutile demonizzare anche l'effetto delle sue opere dilettantistici, che lui vendeva di porta a porta. Dopodiché dipingeva insegne. Fino a non tanto tempo fa, a Berlino c'era l'insegna di un macellaio, con al fondo le iniziali A e H, no? Dipinto quasi certamente da lui in quel periodo, faceva le manchette pubblicitarie e queste cose. Dopodiché la storia sappiamo com'è andata, indubbiamente questa passione, tra virgolette, per l'arte è rimasta e ce ne accorgiamo nel suo discorso di presentazione alla mostra dell'arte degenerata, che ci ha privato di una quantità enorme di opere importanti, ma soprattutto filologicamente, se volete, mette un po' in chiaro qual era il suo modo di intendere l'arte, cioè tutto ciò che non è tradizionale, tutto ciò che sconfina nell'avanguardia è assolutamente un'arte immorale da distruggere, eccetera. C'è questa faccia gianiforme di Hitler e le sue opere valgono un sacco di soldi, peraltro, eh. Senti, passiamo ora ad un altro serial killer, però ti vorrei domandare prima, chi sono i serial killer? Che definizione possiamo dare? Allora, è lunga, la sintetizzo in estrema sintesi, proprio in estrema sintesi. Il serial killer è uno che compie degli, in questo caso, omicidi in modo seriale, ovviamente, seguendo un modus operandi che tendenzialmente è sempre quello, vale a dire come colpisce, che cosa fa e la tipologia delle vittime. In genere il serial killer soffre di patologie di vario tipo che influiscono pesantemente sul suo comportamento. Da un omicidio all'altro può intercorrere un tempo variabile.
I tipi di omicidi commessi dai serial killer non si, diciamo, hanno, come detto, le stesse caratteristiche, con naturalmente varianti singole a seconda dei casi. I serial killer non smette di uccidere. Non è che un giorno dice basta, il serial killer smette di uccidere, uno, se viene arrestato, due, se muore, tre, se soffre di una patologia invalidante che non può più compiere crimini. Ecco, questo è un pochino. Massimo, Massimo, parliamo di uno di loro, di Charles Manson, hippie, musicista e anche pittore. Allora, Manson è un personaggio che ha avuto una vita devastante, no? Una fanciullezza e una gioventù devastante, nel senso che la madre faceva la prostituta, mentre esercitava, lui era seduto lì in un angolino della stanza dove la madre esercitava. Si può capire, insomma, quali fossero i valori, la stessa madre non sapeva chi fosse il padre, no? Lui aveva delle velleità in origine musicali come autore di testi e di musica e sperava di riuscire a sfondare in questo ambito. Ebbe anche dei rapporti con i Beach Boys, Illo Tempore, che gli avevano promesso evidentemente mari e monti, cosa che poi non accadde. Vuoi per la sua incapacità, vuoi per i meccanismi della vita che a volte ci portano lontano da quelle che sono le nostre speranze. Detto questo, in un particolare momento crea questo gruppo, no? Che lui significativamente chiama la famiglia. E questo ci dice già molto, anche senza essere psicanalisti, no? Nel senso che questo gruppo era la famiglia che non aveva avuto. Famiglia nella quale confluiscono persone di varia estrazione, confluiscono anche persone con alle spalle attività criminale e insieme decidono di in qualche modo punire, fanno una sorta di rivoluzione hippie. Dell'epoca, no? Siamo negli anni della rivoluzione del 68, eccetera. E quindi colpiscono in qualche modo questa società che vedono come un porcile. Infatti, loro scriveranno pigs nei luoghi dove colpiscono. E ci sarà poi il grande massacro dove morirà, tra l'altro, la moglie di Polanski. E quando verrà arrestato, lui diventerà artista. Nel senso di artista figurativo, fa questa serie di opere, possiamo definirle informali, no? Che sono sia pitture che ceramiche, che anche quelle hanno un mercato enorme, no? Infatti, se me lo consentite, faccio solo questo appunto, anche per gli ascoltatori, no? Quando noi parliamo di artisti criminali, dobbiamo fare una minima definizione, cioè abbiamo artisti che sono anche criminali e criminali che diventano artisti post, arresto, artisti che sono vittime di criminali. Ecco, questo direi che è la prima suddivisione importante da fare, poi si potrebbe allungare, ma non voglio tediare. Chi è stato il clown malvagio, invece? Sì, Gacy è stato questo signore che diciamo, aveva una vita specchiata, nel senso che faceva il venditore di auto usate, aveva la famiglia col barbecue e la villetta all'americana proprio, no? Con la quale si parlava con i vicini, si trascorreva del tempo insieme, si beveva birra e lui faceva del volontariato, oggi lo chiameremmo così. Allora, in quel tempo non so come lo chiamassero, ma penso che più o meno fosse lo stesso nome. Ebbene, andava a seguire i bambini poveri, i bambini negli orfanotrofi, ma aveva anche il vizio di ammazzarli, no? Ne uccise un certo numero e quando andava da questi bambini si vestiva da pagliaccio. Aveva come dire, un'idea fissa, il pagliaccio era un tema che ritornava moltissimo proprio anche nella sua quotidianità. Quando va in galera comincia a fare questi pagliacci e molto
molto, molto elementari, no? A volte con collage, a volte con colori, eccetera, che diventano un po' il suo, come dire, sì, il suo marchio di fabbrica, nel senso che anche questi entreranno in un meccanismo commerciale, ahimè, no? Che bene o male certifica che cos'è oggi, che vale, che cosa non vale, purtroppo. E anche qui, aficionados, io peraltro conosco un collezionista di arte di serial killer che io non so, evidentemente deve essersi impegnato molto, ma ne ha una quantità enorme di opere Massimo di serial è un collezionista di quale paese? killer. In Piemonte, sì. E qui in Guarda, Piemonte ce lo e devi portare qui in trasmissione, per fare un'analisi anche con altri esperti su questi lavori, diciamo, assolutamente, no. artistici di questi Ha criminali. veramente una grossissima quantità. Sarà mia cura parlargliene e mettervi in contatto, assolutamente. Vorrei chiedere ora alle nostre ospiti qui in studio cosa ne pensate di questi artisti criminali, criminali, artisti, anche serial killer, abbiamo visto. È interessante il modo in cui si vogliano approcciare all'arte, quasi per voler comunicare qualcosa, per voler dire qualcosa che hanno dentro. Non lo so, lo trovo un aspetto che vorrei studiare di più. Interessante direi, ma anche molto Molto inquietante. inquietante, però hanno proprio voglia di dire qualcosa che hanno dentro. Non lo so. Maria Vittoria, cosa ti Ma colpisce di questa narrazione? io credo forse sia un filone di ricerca a parte, parallelo all'arte, da approfondire assolutamente con i giusti strumenti. Allora comprate i libri di Massimo Centini, che io ringrazio. Ed ora linea alla rete per la pubblicità, pochi minuti, 1 o 2 minuti, e poi avremo qui in studio in carne ed ossa un artista mascherato. A tra poco!